tutti ragazzi, bentornati qui in Cucina col Banana. Oggi faccio una pasta, chiamiamola alla burina, anche se non è così, vi spiego bene. Me l'ha richiesta una ragazza che si chiama Giada Conti, che saluto, ciao Giada. Mi ha detto, lei è una ragazza piemontese della provincia di Torino, se non ricordo male. Mi ha detto che pochi mesi fa è venuta a Roma e ha mangiato delle fettuccine alla burina eccezionali. Dice, me li potresti rifare? Ed era convinta che la pasta alla burina fosse una pasta tradizionale romana. Io mi sono informato, in realtà non è così, non è una ricetta tradizionale, è una di quelle ricette tipo la pasta alla norcina, di quelle, nel senso che ne esistono 6.000 versioni, ognuno fa un po' come vuole. Quindi mi sono fatto dire com'era questa pasta che lei aveva mangiato e poi, in base agli ingredienti che mi ha dato, ci ho messo anche un mio, lei mi ha detto gli ingredienti che si ricordava, che aveva riconosciuto, e gli altri, diciamo, io ci ho messo un mio tocco personale. Quindi questa, diciamo, tagliolini alla burina dedicati a Giada Conti. E poi volevo salutare su YouTube un ragazzo che si chiama Skinnedix Pro Gamer e suo fratello Emanuel, e sempre su YouTube un ragazzo che si chiama Channel Bros. Ciao a tutti. Ingredienti che ci servono, ragazzi: abbiamo la pasta all'uovo, fettuccine, tagliolini, comprate quella che volete, ricotta di pecora, panna, funghi, porcini. Io ho comprato un misto funghi surgelati, porcini, non sono riuscito a trovarli, e anche perché okay, è un po' presto ancora. Il guanciale, pomodori, pecorino, pepe e poi un po' di cipolla che qui non ho messo. Cominciamo tagliando la cipolla nel modo che più gradite e poi tagliamo il guanciale, quindi cipolla tagliata e messa in padella e poi tagliamo il guanciale. Mettiamo sull'acqua, logicamente per bollire la pasta, per cuocere la pasta. Intanto mettiamo la cipolla col guanciale a soffriggere in padella. Ho messo semplicemente un cucchiaino d'olio, tanto per cospargerlo un po' sulla padella, che queste sono padelle non antiaderenti, e quindi per aiutarmi un po' per non farla attaccare, e facciamo rosolare bene il tutto. Allora, vedete qua sotto? Questo qui non è una bruciatura che si sta attaccando. Le padelle non antiaderenti andrebbero preferite, perché questi qua sono gli zuccheri che fanno la caramellizzazione, logicamente di quello che mettiamo. Quindi non si sta bruciando, ma si sta caramellizzando, e quindi il tutto viene molto molto più buono. L'unica cosa è che con queste padelle bisogna averci innanzitutto un po' di pratica. Una volta che hanno preso il calore, poi bisogna mettere al minimo il fuoco, almeno qui io a casa faccio così, e poi bisogna abituarsi un attimo a stare comunque qui davanti sempre, e questo magari forse può essere un po' scomodo per chi ha poco tempo. Sfumiamo con un boccetto di vino bianco e andiamo ad aggiungere i funghi. Abbiamo aggiunto i funghi, facciamo cuocere. Vi ricordo sempre, quando usate i funghi, almeno 12-13 minuti. Ora, essendo questi congelati, tireranno fuori un po' la loro acqua e li aiutiamo aggiungendo un pizzico di sale, però poco, perché c'è già il guanciale. Mentre la padella è sul fuoco e la roba e gli ingredienti terminano la cottura, qui prendiamo una cumella, detto proprio, mettiamo la ricotta, la spragniamo un pochetto. Termine tecnico, la spagnola. Cioè, aspettate che forse la frusta per questa cosa non era... Fammi la forchetta. Ho cambiato strumento, che la frusta non era quella più adatta. Prendiamo la forchetta. Mi raccomando, questa ancora non era caldissima. Sempre a temperatura ambiente la ricotta, perché si lavora molto meglio. Vedete, la lavoriamo un po'. Pensate al caldo che fa qui dentro, questa è la panna da cucina.
Andiamo ad aggiungere la panna alla ricotta. Dopo aver amalgamato panna e ricotta insieme, mettiamo un pizzichino abbondante di pepe e il pecorino romano e mischiamo tutto quanto, e questa poi la teniamo da parte. Allora, quando mancano 2-3 minuti alla fine della cottura dei funghi, andiamo ad aggiungere, così direttamente tagliandoli in padella, dei pomodori. Non ci dobbiamo mettere tanti, l'importante è che siano belli succosi, devono dare, diciamo, una colorata al sugo e un'antichetta così di acidità. A lavare? Sì, con lavare, di chi ma che? Il sugo è pronto, vedete ragazzi, è pronto. Abbiamo messo i tagliolini a bollire, prendo un po' d'acqua di cottura, la metto qui, però ora aumento un po' il fuoco. Ok, perfetto. I tagliolini hanno una cottura velocissima, quindi gli diamo semplicemente una sbollentata così in acqua salata e poi li tiriamo fuori e li facciamo cuocere qui dentro. Siamo quasi a fine cottura, abbiamo messo i tagliolini, l'acqua di cottura, abbiamo fatto cuocere. Giada mi aveva detto, la pasta che aveva mangiato lei ricordava guanciale, pomodoro, funghi e panna. Così io ho utilizzato gli ingredienti che lei ricordava e ho aggiunto, diciamo, un po' una mia variante. Il pomodoro non so se quello che ha mangiato lei era più tipo passata o pomodoro fresco, io ce l'ho preferito fresco, e ho aggiunto la ricotta insieme alla panna. Ok, il tagliolino è pronto e ora spegniamo il fuoco e a fuoco spento andiamo ad aggiungere la crema che avevamo fatto prima con ricotta, panna, pepe e pecorino. Mescoliamo e facciamo amalgamare il tutto e andiamo a mettere un po' di pecorino sopra, impiattiamo e mangiamo. A posto, abbiamo messo, sei un po' incollata, abbiamo aspettato un po', ragazzi. Abbiamo dato una sistemata alla cucina. Ho aggiunto un pizzico di pepe e pecorino sopra, Buona! Ah, poi volete assaggiare come ti piace? Questa storia che a me non mi piace. Ma quanto è buono il guanciale, è uno al 100.000. Ma più nel mondo. Giada, spero che questo video ti abbia fatto fare un sorriso, che ti sia ricordata le tue fettuccine che sicuramente erano più buone di queste. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!